super ficona, eccola qua, cambia il suo nome, non lo scorda. Ecco a voi la più gnocca di Sant'Andrea. E chi si è visto, no? Sto scherzando. Ragazzi, sto scherzando, cioè sto scherzando relativamente, perché io nella mia gnoccaggine ci sto da panico. E poi, come dice il proverbio, bisogna accontentarsi di quello che ci sa. Quindi, io di quello che ho mi accontento e me col naso a strega. No, allora dai, non ho proprio il naso a strega, però ho un naso importante e me cucco il naso importante. Ah! Allora, stamattina vi ho fatto un mini video, mascherine, mascherine. Aspetta, Ochino, fammi sistemare i capelli. E adesso, prima di sortire di casa, perché volevo fare due passi, perché io ho bisogno di fare i miei due o tre passi giornalieri per mantenere il mio culo da sposa che mo me ritrovo, e quindi mi sono data giusto una sistemata, e vi dico qual è la mia sistemata da 5 minuti 5. Allora, me metto correttore sotto gli occhi della Fit Me, perché altrimenti metto il Dior, che come vedete, allora, ho due esche che le potrei portare dal fruttivendolo e vendere al chilo. Quindi con il Dior me le copre un po' di più. E invece vedete, specialmente la sinistra mi sembra molto accentuata. Quindi correttore sotto gli occhi, che poi lo diffondo bene bene. E poi c'ho, allora, o correttore o è un prodotto della... L'Oreal, credo, che è una tipo una BB cream in polvere, tipo quello della neve, ok? Che era un fondo minerale, quindi se c'hai il fondo minerale sei a posto, cioè ti dai quello. Poi mi do un pochino di contouring, giusto così, illuminante come se non ci fosse un domani, ciglia, anzi sopracciglia, e mascara. E se vedete il mascara di oggi voi rimanete stupite. E il rossetto. Allora, il rossetto che ho su è della Nabla ed è stronger, mi sembra. Comunque, i due più chiari, quello con una leggera punta di grigio. Maremma diavola puttana di questi capelli, Ugo, fermo. Cioè, quando non riesco a far stare su capelli, per me è una tragedia. Allora, detto questo, mi do giusto queste 3-4 cazzate nel viso per non uscire come un cadavere. E la cosa essenziale sarebbe comunque sopracciglia fatte e mascara e illuminante. Quindi c'è. Sono le tre cose di cui non si può proprio rinunciare. Ragazzi, a quelle non ci si può rinunciare. Comunque, allora, oggi voglio essere un po' cattivella. Allora, ma io mi sono sciolto i capelli. Aspettatevi. Allora, oggi voglio essere un po' cattivella e parlare un po' delle mie colleghe di YouTube ed offenderle un po', non sto scherzando, però voglio essere un po' cattivella, cominciare questo 2018 in maniera molto aspettate, vediamo se ce la faccio a farvi molto e molto cattiva. No, sto a scherzare, però voglio essere schietta, sincera e dirvi che cazzo sto a pensare. Allora, ce la farò. Allora, premettiamo che voglio dire subito una cosa per cominciare bene il 2018. Allora, qualcuno mi ha detto, no? Perché poi lei c'è, se crede una YouTuber diversa dalle altre. Allora, io non mi credo assolutamente nessuno. Anche perché, cioè, tutto me se può di, ma che me a tiro e vi faccio vedere sti due mare in mani. Bruno! Ah no, Bruno era l'altro. Oh, amo, piano! Che cacchio! Belli, eh? Però anche questi sono cani che vengono utilizzati da cani da guardia e stanno perennemente soli qua. Allora, io non mi ritengo assolutamente nessuno, nel senso, Ugo, vieni qua. Oh, amo, cioè, così non si può fare però, perché così divento matta io e matte loro. Allora, comunque adesso mi devo prendere la cover, quella col cosino dietro per reggere il cellulare, perché così è uno strazio. Allora, io non mi credo assolutamente nessuno, e questo me lo può dire chiunque mi conosce, ve lo può dire chiunque mi conosce, perché?
Perché io sono rimasta la stessa persona dall'inizio del video, nel senso forse i primi video ero un po' più timidina, ma perché era normale, qui giocano a tennis. Odio il tennis. Ero un po' più timidina e questo è normale. Però sono rimasta Camilla, nel senso sono una persona che non tende a montarsi la testa, ma perché è una cosa mia caratteriale. Comunque sia, sono sempre stata una persona al centro delle attenzioni, riuscivo dovunque andavo ad essere al centro delle attenzioni delle persone, e, anche se io bella non sono perché non sono bella, però io ho sempre fatto il mio e quindi questa cosa mi ha sempre dato un punto in più. Quindi magari ritrovandomi, figurarsi chi ha fatto le foto con me lo può benissimo dire, cioè io mi vergogno tantissimo quando vengo fermata per strada. Ciao, facciamo una foto, cioè. Camilla sprofonda. E questo perché? Perché secondo me innanzitutto essere famosi vuol dire un'altra cosa, cioè vediamo se riesco a tenere il telefono senza bloccarlo. Allora, essere famosi vuol dire un'altra cosa. Essere famosi vuol dire fare film, essere degli attori, quello vuol dire essere famosi, non YouTube. Comunque, vabbè. Tante YouTuber, e io dico le differenze che vedo io, perché io sono una YouTuber come le altre, perché io seguo le altre ragazze. Quindi divento oltre ad una YouTuber creators, cioè sentite il mio inglese nel 2018, ma è diventato creators. Vi siete persi il gioco del ventre, creators, e comunque sono anche una spettatrice. Quindi, da spettatrice, vi posso dire quello che io, occhiali cinesi mi sono sorti, quello che io ho visto di cambiamento nelle persone. Cioè, questo, mannaggia, ha la morte secca e quella scoppiettante. Fermo, Ugo? Ok. Ci sono delle ragazze e più ragazze, perché parlo di più persone, non farò nomi, non perché io li farei. Se le persone fossero un minimo intelligenti, io farei pure i nomi. Se le persone prendessero le critiche in maniera costruttiva, ma siccome le critiche in maniera costruttiva non le prende nessuno, non le posso fare così i nomi, no? Perché sarebbe una discussione continua e io ho altro da fare, ok? Ci sono persone che, le quali persone, parlo più di una persona, io le ho sentite anche telefonicamente e vi posso garantire che la maggior parte di queste persone hanno cercato altre persone con iscritti per arrivare a un tot di iscritti ed arrivare a un tot di... Questa ragazza, lei è molto intelligente, secondo me è una ragazza molto intelligente, capirà sicuramente di chi sto parlando. Lei si sentiva con ragazzi e ragazze comunque con un certo numero di iscritti e ha cambiato la sua impostazione di video, quindi sfondi con le candeline. Lei comunque è sempre stata una ragazza con un certo linguaggio, quindi questo ammirabile, visto che ci sono tante cafone su YouTube come me. Avendo fatto questo e essendosi messa con un network buono, ragazze, io questa cosa vorrei che tante di voi la capiste. Io sono partner con YouTube. Ci sono ragazze che sono partner con altri network. E il network ti permette anche di avere collaborazioni con le aziende, ok? Perché? Questo network di cui vi parlo, i primissimi tempi che nessuno ce l'aveva, il network stesso a me mi contattò dicendomi che mi avrebbe preso, voleva lavorare con me, eccetera, eccetera. Io ero ancora con Buzz My Video e avevo un contratto con Buzz My Video che scadeva dopo 4-5 mesi o 3-4 mesi. Quindi ho dovuto aspettare, che scadesse il contratto e a quel punto che avevo aspettato quel tempo, questo network si era messo con un sacco di YouTuber e quindi poi quando io mi sono voluta mettere con loro non solo non mi hanno cagato di pezza e non mi hanno risposto, capito che cazzo merci,
E non solo non mi hanno risposto, proprio sono stati scorrettissimi dicendomi, appunto, no, che cazzo sto a dire, proprio non mi hanno cagato di pezza. Potevano benissimo rispondere, visto che quando volevano mi sono interessato. E questo network, oltre ad essere un ottimo network, faceva sì che le youtuber andassero a fare collaborazioni con brand importantissimi, Dior, Urban Decay, L'Oreal. Quindi le persone che vedete, ci sono persone che le vedete. Allora, le collaborazioni nascono da qualcosa, bimbe. Quindi, lei appunto è arrivata a questo e ha fatto questa collaborazione perché il suo network gli ha permesso di fare questo. Ora, lei a me piace, devo essere sincera, parla, ha un ottimo linguaggio, anzi secondo me ci sarebbe, io quando dico che lo youtuber sviluppa il suo canale, quindi fa delle cose migliori, gestisce molto meglio la cosa dei video, la pubblicazione dei video, non è una critica ma è una cosa detta positiva, no? Quindi quando uno fa sì che i suoi video siano migliori è soltanto un bene, cioè sono l'unica stronza, penso, che non edita i video, ok? E questo va benissimo, non è una critica, anzi. E quindi però la cosa che io dico è che lei se ha cominciato a rapportarsi con persone con un po' più di iscritti, che probabilmente avendola nominata spesso è cresciuta, ok? Perché io con lei ci parlavo e mi diceva: possibile che io so qui su YouTube da tanti anni e nessuno mi sa in cula? E questo è. Lei sa di chi parlo, vieni Ugo, vieni! Lei sa di chi parlo e non è una critica, lei è una ragazza intelligente, quindi capirà benissimo che la mia non è una critica, è un'osservazione, ok? Come magari si possono fare tante osservazioni su di me, nel senso che oramai sono 3 anni, c'ho il canale, io mi potrei benissimo mettere ad editare video, trovare un bel programma, mi piacerebbe, però sono una ciofeca in queste cose e se non ho... forse neanche, sono convinta che se mi mettessi lì qualcosa ci raccatterei. Forse finora mi è sempre andato bene così. Come vi ho detto, quando tornerò, perché adesso è inutile che mi ci metta adesso, bisogna mi metta lì di buon impegno, quando tornerò mi metterò a fare sicuramente questa cosa, cioè voglio editare meglio i video, voglio far sì che la mia impostazione di video sia migliore. Stop. Perché? Perché mi piacerebbe davvero poter parlare delle nuove collezioni o comunque poter essere presa in considerazione dalle aziende. Ma perché, ragazze? Vi spiego. Quando una persona come... quando le ragazze come noi fanno video, no? E fai make-up, comunque sei una come noi che ci piace il make-up, ricevere dei prodotti del genere è, secondo me, una cosa... oh mio Dio, ma perché? Perché ti senti... allora, alla fine diventa... un'abitudine, no? Ricevere i prodotti. Che cacchio c'ho qui? Ugo! Ugo! Purtroppo quello che vedo in tante ragazze è che alla fine si abituano a ricevere questi prodotti e lo danno per scontato e questo non è giusto. Perché io vi dico, mi piacerebbe molto essere considerata? Perché secondo me è vero che c'ho tanti difetti, che fo video di merda, che non edito e tutto, però comunque sia mi sembra... di essere sempre sincera con voi, di dirvi sempre le cose come di quello che penso anche di un prodotto, anche se non mi piace, invece di vedere persone che magari scendono a compromessi, e questo mi dispiace molto. Tutto qua, però, parlando di make-up, è logico che a una ragazza le fa piacere, però io è vero anche che non mi sono mai messa in gioco, nel senso non ho mai mandato messaggi del tipo guardate vorrei collaborare con voi, solo alla NYX l'ho mandato, quindi sono convinta che forse ora come ora magari potevo anche essere presa in considerazione, quindi quando tornerò vedrete che questa cosa avverrà, poi se non mi vorranno pace e bene come prima. Però ecco, il mio intento è questo, poter provare dei prodotti e dire wow, cioè capite vi voglio dire. E innanzitutto, secondo me, Daniel Makeup, la Sindina, avere un canale YouTube e riuscire a tirar fuori un brand tutto tuo, porca troia. Ugo, un attimo, amore mio, ma sto cane mi fa impazzire, gente. E riuscire a fare un canale, sì, ciao, un brand tutto tuo, penso sia la soddisfazione più grande. Buonasera, vieni Ughino, fa passa.
Oh, fermo, Mimì, su. Bravo, fermo. Ugo, te fermi un attimo. Una grandissima soddisfazione perché, cioè, mai l'hai aspettato. E questo è bellissimo, cioè, è inutile che si dica i prodotti non sono buoni, non importa, cioè, sono arrivati. Ugo, ma guarda che sei stronzetto però, Sono arrivati a un punto che, secondo me, la maggior parte di persone che dice questo è soltanto gelosa, fradicia, ok? Perché... è la soddisfazione più gigante che uno come noi è makeup addict. Ugo! Oh, signore! Può ricevere. E questo, intanto, è questo. Ora gli do, ti giuro, gli do una testata. E questo è. Poi, altre ragazze, purtroppo, secondo me, non... anche se sono prese in considerazione, innanzitutto gli possono aver dato, perché come sapete, e se non lo sapete ve lo dico io, le aziende hanno comunque delle mail personali e non la mail del sito dove tutte possiamo scrivere, no? Quindi se ti vengono date le mail comunque un po' più riservate da persone che già le hanno, sei avvantaggiata. E secondo me ci sono delle ragazze che comunque purtroppo non hanno capacità, e purtroppo è la verità, per quanto amino il make-up, non hanno delle capacità che possano far sì che tu possa parlare o trattare un argomento o di un certo prodotto, tutto qua. E questo è. Poi un'altra cosa che vi volevo dire. Ah, perché mi vedo diversa? Chi è la tua amichetta? No, ci vedo una minchia da quest'occhio. No, non è Saura. Mi è entrato qualcosa in un occhio. Aspetta, Ugo. Oh, io vi giuro che non ci vedo. Allora, queste sono le Desio che mi ha regalato Paola. Cioè, puoi darmi dell'accattona perché voi mi regalate le cose? Secondo me anche lì è gelosia. Sei gelosa che sì, ti mandano tutte le aziende. Ma l'affetto che le mie iscritte mi dimostrano... ragazze, non c'è uguali, cioè non c'è azienda che te possa far sentire il calore che fate sentire voi. Scusa, mi viene da dire così perché comunque non è giusto, no? Ma infatti è stata ripresa, però ci si rimane sempre male. Comunque, perché io secondo me sono diversa dalle altre, ritorno lì. Fermo, Ughino! Ah, raga, mi devo fermare, cioè non la faccio più. Questo braccio sempre ritto. Allora, io non sono diversa dalle altre, intanto, però forse ho delle diversità perché? Innanzitutto perché ho uno stile di vita completamente diverso dalle normalissime youtuber, ok? Nel senso, anche la mia dipendenza mi ha portato ad avere uno stile di vita totalmente diverso da quello che hanno le ragazze normali, anche se... non le sappiamo le cose, ma ci sono tante youtuber che, specialmente straniere, che hanno uno stile di vita molto particolare, che però non viene preso e detto perché, appunto, vabbè. E questo è intanto un altro motivo, un'altra motivazione. E altra cosa, secondo me, cerco, a differenza appunto delle altre, di essere più vera possibile. Non dico che sono tutte artefatte, anzi, però cosa succede? Editando un video, per l'appunto cosa che io non faccio, quando si edita un video, il video stesso sembra montato, no? Cioè ti dà l'impressione, Ugo, ti vuoi fermare un attimo? Ti dà l'impressione che il video sia in qualche modo montato, cosa che poi in realtà non è vera, magari non avete tolto niente di che, però le gaffe, le parolacce, tutto quello che è, io cerco comunque di lasciarlo proprio per questo, perché mi dite sempre che il mio modo di girare video vi fa e vi dà l'impressione che io sia lì con voi, e questa è la cosa essenziale, secondo me, la caratteristica del mio canale diverso dagli altri, anche perché, ragazze, parliamoci chiaro, se io non avessi qualche differenza così o delle cose diverse che mi rendono così, nessuno mi si inculerebbe a me, cioè, ragazzi, io guardate che sono palese, sono chiara e so chi sono, cioè, io se sono arrivata dove sono arrivata è perché ho queste particolarità e di conseguenza la gente mi dà credito su questo, perché altrimenti a me non mi si guarderebbe nessuno, come tantissime ragazze che secondo me hanno tanto potenziale su YouTube e non vengono seguite, semplicemente.
Quindi cercherò sì di editare i video, ma in un certo modo, e questo poi, poi vabbè, vediamo cosa riusciamo a fare. Allora, prodotti gratis ragazzi fanno gola a tutti, cioè il gratis fa sempre, sempre gola a tutti. Però la cosa che secondo me ultimamente più che marchettare alla gente, non lo so, vedo tante persone che secondo me, oh, questo prodotto è buono. A prescindere, anche se non l'è, ma non per fare le marchette, perché nessuno viene pagato da chi ti dà. Allora, ho saputo innanzitutto che in America hanno un cachet. Allora, le YouTuber in America, se non vengono pagate dall'azienda, non mostrano il prodotto. Pensate, quindi non solo ricevono il prodotto gratis, ma vengono pure pagate per mostrarlo. Quindi in America hanno un'impostazione totalmente diversa dalla nostra. E poi altro io volevo dire. Quindi non è che la gente viene pagata da per mo, però è come se l'ho ricevuto gratis e comunque sia devo parlare in un certo modo. Allora, il video che io ancora non ho visto, quindi sono la peggio e per questo non ne voglio parlare, non avendolo visto, non mi sembra corretto. Però quello che ho capito di questa ragazza che ha parlato male di questi Nabla è che lei ha parlato male e l'ha detto male. Allora, questo è Stronger, come vedete me lo sono dato prima di uscire di casa e sto semplicemente fumando. Il rossetto è lì, non si è mosso, ed è quello prima dell'Holiday, quindi prima di Anarchy. Purtroppo ieri Anarchy è stata la stessa cosa, cioè io l'ho messo, ho semplicemente fumato come adesso. Andiamo, amore. Non ho mangiato e non ho bevuto, eppure non è rimasto. Allora, che se ne vada all'interno è normale perché la maggior parte dei prodotti e dei prodotti labbra scuri in quel modo che hanno un colore molto diverso dalle labbra, all'interno tendono a svanire. Ecco, Ugo, fammi il bagno di foglie. All'interno tendono a sparire perché, non lo so perché, perché. Non è che non lo so, è perché le labbra sono bagnate internamente, se ne va il prodotto, basta, cioè non c'è niente da sapere. E quindi questo è. Poi però purtroppo che un prodotto del genere mi se ne vada totalmente sulle labbra perché sto a fumare una sigaretta, no, non ci sta. Quindi io ci sono rimasta molto male perché l'avevo rimesso. Allora, come vi ho detto, l'avevo usato non troppo per paura di finirlo. Pensate il mio cervello dove era andato. Ora me lo sto dando al randello perché non voglio assolutamente, cioè mi garba troppo. E quindi voglio provare anche a metterlo con altre cose. Perché io mi ricordo, me lo sono dato tante volte, ma come ieri non me l'aveva mai fatto. Quindi non so se è un problema di fondotinta. Non lo so, non lo so. Però ecco, non è perché. Non è perché un prodotto ti è stato inviato, te devi per forza parlarne bene. Quindi apprezzo che lei lo abbia fatto, però allo stesso tempo ci vuole modo e modo, perché quando ho dato della stronza a Enrico. Ah, pensavo picchiasse il cane. Quando io ho dato della stronza a Rioba per i Dior, io mi sono scusata pubblicamente in un commento e mi sembra di essermi scusata pubblicamente pure in un video che rifaccio pure adesso, cioè te non puoi dare della stronza una perché cioè, ha fatto vedere dei rossetti e a te non te so dura di una minchia, cioè sono stata la persona più scorretta e poco garbata e anche poco intelligente, cioè dimostri poca intelligenza poi capito se te che ci rimetti. Quindi io ribadisco, chiedo scusa a Richioba veramente davanti a tutti e dal profondo del cuore mi sono comportata veramente da idiota, però sono una persona molto istintiva. Lì per lì aver speso 64 euro per due lip che poi non mi hanno dato resa per niente, mi ha fatto andare fuori di testa. E poi sono due colori che fanno veramente panico, paura. E quindi lì per lì ci sono rimasta di merda. Quindi un consiglio che posso dare alle ragazze che magari sono come me e essendo istintive come me fanno video, aspettate a fare il video se siete istintivamente provate. Perché sennò poi fate come me e fate le figure di merda. Perché dai, c'è cioè, una figura di merda. E io seguo Erichioba perché comunque mi tranquillizza molto la sua voce, tanto per cominciare.
E poi anche lei ha fatto un bel percorso, mi piacciono le persone. Per esempio c'è un'altra ragazza che comunque non adoro e non amo perché si è comportata all'inizio con un'altra ragazza, cose che naturalmente non si sanno, no? Ma vi giuro che si è comportata veramente, veramente di merda. Ora ha il suo seguito anche abbastanza grosso, ma parla in una maniera che mi dà un fastidio incredibile. E poi mi è rimasto dentro con me, si è confidata di una cosa che secondo me addirittura non è vera. Poi tutto ci sta, ma secondo me non è molto vera. Solo per far sì che io parlassi con lei e con questa mia amica, vabbè, questa cosa mia è una mia impressione e basta, ma con questa mia amica è stata veramente una cafona ignorante, e vedere ora tutti i prodotti che gli mandano e vedere dove è arrivata mi verrebbe da dirvi veramente quello che ha fatto, e perderebbe, cioè, sicché state molto attente ragazze, perché le youtuber poi non sono come le vedete in video, attente, molto state, perché poi sapreste delle cose che ci rimarreste davvero male. Come di me, se veramente sapreste, io cerco di dirvi tutto e di essere più chiara e limpida possibile, ma se veramente, veramente sapeste cosa ho fatto durante la mia dipendenza, io vi giuro che non mi guardereste più. È per quello che quando vi voglio parlare della mia dipendenza faccio sempre fatica, e stasera ve ne parlerò comunque. Dai, oggi ho scatarrato puttanate come al solito. E voi mi direte, parlo sempre di YouTube, ma la mia vita è pantofole, mangio, dormo, cago, YouTube. Mangio, dormo, make-up, YouTube. Cioè, capito, la mia vita adesso come adesso è talmente noiosa che veramente non avrei un cazzo da dirvi, un cazzo di niente. Ciao, caro auguri! Non avrei veramente un cazzo da dirvi. È per questo che vi dico queste cose qui, perché, bimbe, cioè... niente, non ho vita sociale, non esco, e poi comunque bene o male la mia vita privatissima, lo sapete, ho sempre cercato di tenerla fuori, proprio perché comunque le persone che frequentavo e la vita che facevo non era proprio il top, e quindi, però vabbè, dai, dopo le ennesime perle del 2018, fatemi sapere quello che ne pensate, se quello che ho detto vi sembra giusto, sbagliato, così, e oggi comunque Stronger ha retto di brutto. Quindi praticamente l'unico che sta facendo ciofea è Anarchy. Te pareva? Vabbò, niente, dai, adesso vado in casa perché voglio fare un bel trucco strong, perché è tanto che non faccio un bel trucco strong. E sulla praticamente per la Befana lo vorrei fare. Però siccome per la Befana non c'è un trucco per la Befana, credo che farò un trucco ispirato a qualcuno. Quindi vediamo, ecco il babbo se ne sta andando. Vieni, perché praticamente li volevo lasciare Ugo, perché altrimenti piagne. Vediamo se ce la famo a beccarlo, ma non credo, perché di solito lui passa di là. Quindi spero di avervi tenuto un po' di compagnia, io vi mando un grande bacione, fate brave, spippeggiate poco e buona Befana a tutte, Befane, Befanine. È inutile che pigio per stoppare, se poi non tolgo il dito.